Ciao Tour Family, vi aspetto tutti domenica 24 novembre dalle 10 alle 11 dove agì come giocare presso lo stand Sbabam. Ciao Tour Family, sì, anche questa volta ho ceduto, sono entrato da Tiger e ho fatto dei grandi ma piccoli danni natalizi. Ma prima di cominciare vi lascio ancora un po' sulle spine perché vi lancio la nostra fantastica sigla! Back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super shoppingoso video. Ebbene sì, perché in questi giorni sono passato da Tiger ed ho fatto un po' di danni a tema ovviamente natalizio, visto che ci stiamo avvicinando al periodo più bello e festoso dell'anno. Il vostro caro Swirl ha ceduto e ha fatto veramente un sacco di danni. Però prima di cominciare a scoprire quello che ho comprato, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un bel like a questo video, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Swirl Family, mi raccomando, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre, notizia delle notizie, vi aspetto domenica 24 novembre dalle 10 alle 11 presso lo stand Sbabam alla fiera G come giocare, ovvero la fiera più giocattolosa e fantastica di Milano. E per quanto riguarda questo evento, piccolissimo sfogo, perdonatemi, dopo vi giuro che passiamo immediatamente a tutte le cosine che ho comprato da Tiger, però ce l'ho qua veramente, mi devo sfogare un attimino con voi perché siete comunque la mia casa, siete veramente la mia family. Allora, innanzitutto questi eventi vengono organizzati dalle aziende, le aziende ci chiamano, comunque ci mandano delle email, ci chiedono se ci fa piacere essere presenti, eccetera eccetera eccetera, e ci organizzano anche delle varie locandine da pubblicare sui nostri social network. E ovviamente anche l'azienda che ci dice pubblicali pure sul tuo social eccetera, io l'ho pubblicato sul mio social, e su uno dei miei social purtroppo, anche se indirettamente, ho ricevuto una reazione di, diciamo, sono stato deriso da una persona comunque legata a questo mondo. La cosa che mi spiazza è perché tutta questa cattiveria, cioè, allora, innanzitutto, a prescindere se si fanno video per ragazzi, comunque per bambini, la cattiveria è l'ultima cosa a cui pensare. Cioè, ovviamente, se si tratta di un haters è anche plausibile. Però, ecco, la cattiveria è l'ultima cosa da utilizzare. E innanzitutto io dalla Sbabam e anche dall'azienda che mi ha ospitato l'anno scorso sono stato contattato. Non sono stato io a chiedere se potevo essere presente. No, sono stato contattato 2 mesi fa, mi hanno chiesto se mi avrebbe fatto piacere e io ovviamente ho accettato. Comunque io con questa azienda ci collaboro, questa azienda mi manda prodotti gratuitamente per comunque portarli sul canale YouTube. Cioè, e anche se non avevo un evento, sarei passato comunque al loro stand a salutare, perché evento o non evento, io sarei stato presente né più né meno a G come giocare, perché è da quest'anno a 5 anni indietro che ci vado. Quest'anno ci sarò molto probabilmente sia il sabato che la domenica, e sabato sarò come visitatore perché voglio andare a trovare Barbara D'Alessandro e Lara. Un piccolo evento, se ci sono fans che mi vengono a trovare, bene. O se no, mi ha fatto piacere essere lì comunque con le persone che apprezzano il mio lavoro e che comunque mi procurano anche materiale per i miei video. Cioè, basta, chiusa lì. E dopo questo piccolo sfogo, chiusa parentesi oppure la gola secca, e io direi di passare immediatamente a tutte le cosine che ho comprato da Tiger. Allora, non sono tantissime, ma non sono nemmeno pochissime. Ho voluto risparmiarmi un attimo perché quando arriva dicembre, raga, devo fare un super mega haul pazzesco. Cioè, devo comprare un sacco di palline stupenderrime che purtroppo nel mio Tiger non sono ancora arrivate. Allora, cominciamo e cominciamo dalla prima cosina. Ah no, cominciamo dalle cose che non posso aprire. Ho preso il calendario dell'avvento di Tiger ed è quello con all'interno tutte le gommine, visto che ne ho poche, crediamoci, ne ho comprate altre, però sono tutte gommine un po' natalizie, un po' animalose. Beh, comunque sicuramente lo andiamo ad aprire insieme prima che finisca il mese. Poi
finalmente ho ritrovato altre due buste surprise che apriremo ovviamente insieme nel prossimo video. Una è a tema natalizio e una è a tema bambina. Comunque è giocattoloso anche questa. E adesso c'è il super mega sacchettone. Allora, come prima cosina, ovviamente non poteva mancarmi un quadernetto a tema Natale. Questo qua a tema Natale, vabbè, è un semplicissimo quaderno, così, con il classico Babbo Natale di Tiger. E poi c'ha la copertina trasparente con all'interno, guardate, con all'interno tutti i glitterini a forma di fiocco di neve che vengono cosparsi per tutta la copertina e fanno un po' l'effetto neve. Sì, odio un po' l'effetto neve, scrauso, però vabbè, l'effetto neve. E dovrebbe costare 2 euro se non erro. Poi, adesivi! Ho preso questi adesivi in 3D, quelli morbidosi, quelli così, con tutti comunque simboli natalizi, gli alberi di Natale, le campanelle, gli omini di pan di zenzero, le calze, i pupazzi di neve, caramelle, balocchi e fiocchi di neve. Raga, io ho una collezione di adesivi che voi manco mi immaginate. Poi, vabbè, una penna con su il classico Babbo Natale e il campanellino che non suona. Sì, è una penna normalissima. Poi ho preso questi, diciamo, gift tags. Tags. Comunque sono quei cartoncini che voi attaccate ai pacchi di Natale con su scritto auguri da Sweet Vanilla, però io credo di attaccarli al mio albero di Natale perché sono veramente bellissimi, cioè io li adoro. Poi sono rigidi, sembrano fatti quasi di legno. Andrò a comprarne altri perché costano soltanto 1 euro, quindi ne comprerò 4-5 pacchetti e poi li appendo sul mio alberello di Natale che faccio solitamente a casa. Poi, siccome mi serviva un bello sfondo natalizio da mettere qua dietro, quest'anno da Tiger hanno fatto questo sfondo. Cioè, io raga non vedo l'ora di aprirlo, però non si capisce bene com'è fatto, eccetera. Dovrebbe essere così, con il caminetto, l'alce sopra, il Merry Christmas e tanti simboli natalizi. Deve essere veramente molto bello, anche per fare delle foto magari da postare su Instagram. Sono curioso. E poi costava poco, cioè su Amazon minimo che costano sono 7 euro questi sfondi. Qua l'ho pagato 2 euro. Però ne ho presi 2 perché nel caso mi serve anche l'anno prossimo, ce l'ho già e bye bye. Poi ho preso questa casettina di feltro, esatto, di questa stoffa particolare, rossa ovviamente, che si illumina, è bellissima. Questa qua la metto sicuramente in casa mia. Si illuminava, no, si illumina, ok, perché c'è la luce, voi non la vedete molto, però si illumina. E questa qua la metto in camera mia. A me piace un sacco comprare quelle cose che si illuminano a Natale da mettere in camera, perché magari quando sto guardando una serie TV eccetera mi fanno un sacco di calore, mi fanno un sacco di wow. Poi altri adesivi natalizi, e questi qua sono tutti adesivi dedicati alle snowball. Poi questa cosa qua non c'entra nulla col Natale, però io ho uno scrapbooking. Per chi non sa lo scrapbooking, presto ne realizzerò uno, è di quello di Tiger, con tutte le foto del mio 2019. Quindi vacanze e tante altre cosine. E questi qua sono adesivi che comunque voi sono adesivi che potete utilizzare ovunque, però sono adesivi ideati per attaccare sulle foto e su questo famoso scrapbooking. Per quanto riguarda le dolcerie, ho preso, che poi mi sono dimenticato di comprare anche il calendario dell'avvento, quello con i cioccolatini, ho preso questi due Poppendal Slick Popping Candy, ovvero il frizzi pazzi, ovvero quelle cosine che vi frizzano in bocca, però a tema Natale. Quello col pupazzo di neve e quello con lo gnometto. Per quanto riguarda la mia casa LOL, ovviamente deve essere decorata anche quest'anno. Quindi hanno ideato, se voi non sapete, ci sono queste scatoline che hanno comunque all'interno tutti i vari accessori per la casa delle bambole, quindi i letti, gli armadi, la cucina, eccetera eccetera. Per quanto riguarda Natale, hanno fatto anche il kit per le bambole, la calzina di Natale, molto grezza e molto così easy. Poi un alberello di Natale perfetto, componibile in questo caso così,
carino con tutte le stelline e le campanelline. Un pupazzino di neve. Questo non so di cosa... Ah, questo qua è quello dell'umidità. E infine un pacchetto di Natale, un pacchettino regalo da mettere sotto l'alberello. Carino, comunque è a misura di LOL Surprise. Poi mi serviva il temperino, perché ne avevo 3 miliardi, li ho persi tutti, non so dove sono finiti. E ho preso questo temperino a forma di pacchetto regalo. Guardate che carino quel fiocchetto sopra. E anche un bel contenitore per tenere dentro la punta delle matite. E infine, non è tanto così importante. Non è infine perché c'è ancora una cosa, ma l'avevo già aperta per fare un TikTok. Ho preso questo nastro tutto glitteroso fucsia, che mi servirà per fare delle cosine qua in PlayStation. E infine, anche se l'avevo già aperto e già gonfiato, mi sono comprato un altro candy cane, questi qua gonfiabili che sono veramente giganti, di Tiger, perché il mio dell'anno scorso si è scoppiato. E insomma, queste qua erano tutte le cose che ho preso da Tiger per questo mese. Io spero che questo video vi sia piaciuto, perché se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video, e se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Azure Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. Inoltre vi aspetto anche sul mio profilo Instagram e sul mio profilo TikTok. E infine, se vi farà piacere venire, mi trovate domenica 24 novembre dalle ore 10 alle ore 11 presso lo stand Sbabam alla fiera più giocattolosa del mondo, ovvero di Milano, G come giocare. Io per adesso vi mando un super mega bacio nataloso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Ciao!